Di mercoledì 21 febbraio, buona giornata. Oggi la luna dal segno del cancro se ne va nel segno zodiacale del leone. Vergine, avete avuto probabilmente agli inizi di febbraio qualcosa in più. Qui mi riferisco in particolare alle persone che hanno un lavoro a contratto, che lavorano a provvigione. Qualche piccola cosa in più c'è stata, forse anche grande, dipende dal vostro ruolo. Perché questo è un cielo che vi trova un po' dietro le quinte? Perché con ogni probabilità state pensando a quello che bisogna programmare, fare entro il mese di maggio. E siccome siamo alle porte di un periodo molto fertile e creativo, è normale che abbiate dei ripensamenti. Spero che questi ripensamenti non riguardino l'amore. Ora, se c'è una disputa nel vostro ambiente professionale, se ce l'avete con un capo o magari non sapete se accettare o no delle proposte, io vi consiglio l'attesa. Voi sapete che potete fare quello che volete, l'astrologia non impone nulla a nessuno, però ci dà dei ritmi e se vi trovate in quello che dico, con ogni probabilità sarete convinti, come me, che adesso è necessario attendere tempi migliori. Capricorno, se non è fatica è impegno, se non è impegno è responsabilità. C'è qualcosa che in questi giorni vi piace fare, ma che vi obbliga a portare avanti solo un certo tipo di percorso. E magari voi vorreste spaziare, fare delle cose diverse. Avete un grande senso della responsabilità. Di solito il Capricorno, quando dice lo faccio, completa l'opera. E quindi se avete promesso qualcosa a qualcuno, ora vi sentite anche responsabili di ciò che sta per accadere e accadrà. In amore non è un cielo complicato, però evidentemente avete la testa concentrata su altre cose. Non escludo ritorni di fiamma per quelli che in autunno hanno detto stop ad un amore, quindi alla fine dell'anno scorso. Il segno zodiacale del Toro, questa è una settimana, avete una stellina in più, tre stelle, un po' strana per voi, perché fermo restando che Giove è nel vostro spazio zodiacale, quindi non ci sono grosse problematiche per quanto riguarda il lavoro, almeno per ora, siete pronti ad attaccare, tra virgolette, tutti quelli che non vi hanno dato delle risposte. E probabilmente in questi giorni potrete dire addio ad un amore o qualcuno dirà addio a voi. O se vivete una relazione, la vivete bene, ma perché non è troppo asfissiante. Ecco, soprattutto se siete reduci da una separazione. Ora è possibile che viviate una relazione sentimentale basata sull'attrazione fisica. Però capite che non c'è proprio questa grande serenità o comunque in voi c'è il dubbio di avere sbagliato qualcosa. Leone, sono stelle particolari con una Venere opposta che dice attenzione alle parole di troppo, soprattutto nelle relazioni sentimentali. Capisco che si possa essere incerti in amore. A tutti è capitato, magari dopo tanti anni, di incontrare una persona diversa dal partner e magari sentire un sentimento nuovo, provare un'attrazione che poi può essere più o meno limitata a seconda delle singole idee. Certo è che è un mese un po' come quello del Toro che spiazza e che soprattutto in caso ci siano delle difficoltà chiede giustizia. Attenzione quindi nei rapporti con i figli, con i parenti, in famiglia, in genere. Per il lavoro, questo è un oroscopo importante, ma state concentrando molta della vostra attenzione sugli affari e poca su tutto ciò che concerne l'aspetto intimo della vostra vita. Il segno dell'Ariete, tre stelle. È un cielo ancora più vigoroso rispetto a quello che abbiamo visto agli inizi di febbraio, però ogni tanto ci sono delle perplessità. Per esempio, in questa giornata di mercoledì, la mattinata è stancante, il pomeriggio mi sembra un pochino più tranquillo. Vi chiedo però di non portare avanti progetti di peso, di forza, solo per orgoglio, perché dovete essere certi di quello che desiderate. Se c'è una persona che non vi convince, aprite un confronto, parlate e se ci sono dei dubbi, mostratevi aperti al colloquio. Il segno zodiacale dei pesci, buona la mattinata, pomeriggio un po' sottotono, c'è da dire che in questi giorni mille dubbi ci sono nella vostra mente, persino chi ha vinto una sfida, chi ha ricevuto una conferma nell'ambito del lavoro è perplesso perché pensa di avere ottenuto poco. Poi le contestazioni che ci sono state da parte di persone attorno a voi non vi sono piaciute per niente, ma dovete essere un pochino più forti. I vostri avversari sanno che siete persone molto sensibili, molto emotive e quindi se vi conoscono bene possono creare delle trappole emotive in cui voi non dovete cadere, mi raccomando. Scorpione,
un cielo particolare, perché nel pomeriggio la Luna inizia un transito dissonante. Quindi quello che vi chiedo di fare oggi è di farvi scivolare le cose addosso. Poi la Luna nelle prossime ore sarà dissonante a Venere. Qui metto l'accento sulle relazioni d'amore, perché magari una persona vi ha provocato, oppure una persona sembra più lontana di quanto immaginate. Sappiamo che lo Scorpione a volte mette alla prova il partner, cerca di redarguirlo anche per capire come la pensa. Dovete essere magnanimi nei confronti degli altri, altrimenti il rischio di perdere la pazienza stasera è più alto. E il segno zodiacale del Cancro che fa? Innanzitutto gli diamo una stellina in più e lo mettiamo a 4 stelle. E poi spero che si innamori, perché voi siete dolcissimi quando vi innamorate, siete molto disponibili e a volte è vero anche un po' pungenti, un po' critici. Soprattutto gli uomini del segno sono da questo punto di vista particolarmente attenti ai dettagli. Le donne dovrebbero lasciarsi andare all'amore, perché questo è un cielo che promette bene, soprattutto in vista di marzo. E poi Giove è favorevole, Saturno è attivo. Secondo me, anche in questa fine di febbraio, se avete dei dubbi lavorativi, personali, o soprattutto gli inizi di febbraio vi hanno spiazzato, arriveranno delle risposte. Io do 4 stelle ai nati Bilancia, perché se confronto questa situazione astrologica con quella che ho visto agli inizi del mese, vi trovo più tranquilli. A volte vivete delle giornate molto tese e pensate, vado lì e gliene canto 4, adesso telefono e dico come la penso. Poi per fortuna subentra la voglia di stare sereni, il vostro amore per la pace e rimandate, e forse nella prima parte del mese chi ha rimandato non ha fatto male, perché altrimenti il rischio di trovarsi contro qualcuno poteva diventare assai alto. Adesso invece reagite, ma in maniera giusta. Se una persona è contro di voi, dovrete per forza di cose controbattere. Sfruttate queste giornate per l'amore, ma anche per incontrare persone utili per il vostro futuro. Il segno dei Gemelli si ritrova in una condizione molto particolare, direi vivace, direi piena di chance e di opportunità. E non vi dimenticate che proprio la parte centrale di questa settimana sarà dalla vostra parte. Venere torna attiva, amori, amicizie, tutto è in recupero. L'Acquario, 5 stelle, settimana di proposte che da una parte possono allettare, sapete Urano, come dicevo ieri, rappresenta il desiderio di fare cose nuove, è in controbattuta Saturno, che è il pianeta più pesante, chiede un po' di attenzione, soprattutto alla vostra immagine. Le relazioni d'amore sono ad un punto di svolta e secondo me potete fare grandi incontri in questo periodo. E il segno del Sagittario chiude in bellezza questo set così di segni astrologici, perché è decisamente più innamorato e può fare innamorare di sé. Inoltre non ci dimentichiamo che entro maggio alcune scelte di lavoro saranno preponderanti, opportunità da sfruttare. Vi abbraccio e alla prossima, ciao!